Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di programmazione e lo faremo realizzando un'applicazione con Flutter. Sempre più persone mi chiedono quale sia il miglior approccio per realizzare applicazioni cross-platform, quindi per Android e per iOS al giorno d'oggi. E sebbene questo possa dipendere ovviamente dalla tipologia di progetto, posso confermarvi con certezza che utilizzare Flutter al giorno d'oggi per progetti di modeste dimensioni e per realizzare applicazioni abbastanza semplici è la soluzione migliore per ottenere appunto prestazioni e velocità simili a quelle del nativo. Quello che andremo a fare oggi non sarà altro che realizzare un'applicazione che interroga delle API per ottenere informazioni sulle criptovalute e le visualizzerà all'interno di un'applicazione che andremo a scrivere da zero veramente in pochissimo tempo sfruttando il framework di Flutter. Non voglio scendere troppo nei dettagli e parlarvi dei tecnicismi. Ma qualora vogliate approfondire appunto la conoscenza su Flutter, fatemelo sapere qui sotto con un commento e sarò ben felice di rispondervi e fornirvi ulteriori informazioni. Non perdiamo quindi ulteriore tempo e andiamo subito al lavoro. Iniziamo aprendo Android Studio e creando un nuovo progetto di nome CryptoApp. Clicchiamo su Start a New Flutter Project. Selezioniamo Flutter Application, Next, inseriamo il nome CryptoApp e clicchiamo Next. Inseriamo un package name e clicchiamo Finish. Prima di iniziare a mettere mani sul codice, andiamo ad aggiungere le dipendenze di terze parti che utilizzeremo in questo progetto. Apriamo il file pubspec.yaml e aggiungiamo nelle dipendenze Equatable, Flutter Block, JSON Annotation, L e Retrofit. Dopodiché, nelle Dev Dependencies aggiungiamo Build Runner, Retrofit Generator e JSON Serializable. E clicchiamo su Pub Get. Prima di iniziare a modificare il file main.dart e creare i file che interagiscono fra loro, andiamo a modellare quelli che saranno i nostri POGO e le nostre chiamate REST per ottenere le informazioni sulle nostre coin. Quindi vado subito a creare un package di nome Models e un package di nome Network. L'endpoint che andremo ad interrogare è quello di coins/markets esposto da CoinGecko API V3. Andando ad eseguire una chiamata demo, possiamo vedere il payload della risposta. Quello che andremo a visualizzare essenzialmente all'interno della nostra app sarà l'ID, il simbolo, il nome, l'immagine, il prezzo corrente, la capitalizzazione di mercato e il cambio in termini di percentuale nelle ultime 24 ore. Andiamo quindi subito a modellare il nostro POGO. Andiamo su Models, clicchiamo tasto destro, New Dart File e lo chiamiamo coin.dart. Creiamo una classe di tipo coin e inseriamo l'ID, il simbolo, il name e l'image. Dopodiché andiamo ad aggiungere queste annotation particolari per deserializzare il current price, la market capitalization e il price change nelle ultime 24 ore. Generiamo un costruttore. Aggiungiamo l'annotation JSON Serializable dicendogli di non generare un toJSON e aggiungiamo una factory, un costruttore di tipo factory. In ultimo inseriamo il part che verrà automaticamente generato dal runner. Andiamo quindi nel terminale e scriviamo Flutter Packages pub run build runner build
Ok, come potete vedere il build runner ha generato il coinG.dart, che altro non è che uno snippettino in cui vengono eseguite le deserializzazioni. Ok, adesso abbiamo il nostro POGIO, andiamo a scolpire il REST client. Andiamo su network, clicchiamo new, dart file, REST client. Chiamiamo una classe astratta di tipo REST client, la annotiamo con REST API con base URL https /api.coingecko.com/api/v3. Vediamo se mi consente l'import. Sì, importiamo retrofit, creiamo una factory, un costruttore factory secondo i suggerimenti di retrofit. Qui dobbiamo importare Dio e invochiamo il costruttore privato del REST client che verrà automaticamente generato. Ok, importiamo anche Dio. Dopodiché andiamo, come dicevo prima, a scolpire gli endpoint. L'endpoint di nostro interesse è una get verso coins/markets, quello che abbiamo visto precedentemente. Dichiariamo una future di tipo list di coin, qui chiamata è coins, con i seguenti parametri. Il primo parametro è vscurrency, la seconda è order, il numero di elementi per pagina, la pagina da cui iniziare la paginazione, quest'altro valore di dubbia utilità, parkline. Importiamo anche coin, sembra non esserci. Aggiungiamo anche il part of restclient.g.dart e rigeneriamo invocando il build runner. Ok, terminata la generazione, anche qui avremo il nostro REST client G con le varie chiamate. La prossima cosa da fare è modellare una repository, che chiameremo coin repository, che andrà effettivamente a invocare queste chiamate per ottenere dei dati. Creiamo quindi un altro package, un'altra cartella di nome repositories e aggiungiamo il nostro coin repository. Inseriamo il REST client, ne costruiamo il suo costruttore, io preferisco sempre farlo nominando i campi, aggiungiamo una clausola required per dire che questo campo è obbligatorio e aggiungiamo la nostra chiamata coins che andrà a invocare REST client coins. In ultimo importiamo coin, visto che è mancante. Apriamo il file main.dart e cancelliamo tutto. Preferisco costruire a mano questo file. Creo una classe app, che sarà essenzialmente il nostro entry point. Nella build aggiungiamo material app con title crypto app, come tema team data primary swatch, il colore direi di mettergli un bel arancione. Poi aggiungiamo la visual density, che solitamente è a default adaptive platform density, e come home aggiungiamo una home page che attualmente non esiste ma che andremo immediatamente a creare. Quindi andiamo dentro lib, creiamo un nuovo package pages e costruiamo uno stateless widget di nome home page. Facciamogli generare il metodo onBuild e torniamo al nostro main. Importiamo l'homepage
E adesso dobbiamo iniettare all'interno della gerarchia dei widget il nostro coin repository che abbiamo creato in precedenza, in modo tale da poterlo utilizzare poi all'interno della nostra app. Andiamo a costruire quindi i nostri providers. Costruiamo un repository provider e passiamogli come parametro il nostro REST client che andiamo a inizializzare proprio ora. Il parametro del REST client, se vi ricordate, era quello di Dio. Quindi reimportiamo Dio, andiamolo a copiare da qui. Dopodiché, come vi dicevo, dobbiamo agganciarlo all'interno dell'albero dei widget. Prendiamo tutto Material App e come primo figlio della nostra app inseriamo il providers con child, quello che avevamo messo prima. Per concludere rinominiamo il file main.dart in app.dart. Possiamo già iniziare a provare la nostra app avviando l'emulatore e vedere cosa succede. Prima di lanciare l'applicazione però dobbiamo andare a costruire il main che abbiamo cancellato precedentemente. Costruiamo quindi un nuovo dart file, lo chiamiamo main.dart, inseriamo void main all'interno e invochiamo run app con app. Importiamo material e importiamo app. Ok, l'errore che vediamo adesso è figlio di ciò che abbiamo costruito all'interno della pagina home page. Vedete questo unimplemented error? È lo stesso errore che vediamo qui. Dobbiamo quindi andare a disegnare appunto la nostra pagina principale. Andiamo qui, costruiamo uno scaffold, mettiamo un app bar, inseriamo il titolo, come testo mettiamo crypto app e a mio gusto decido di centrarlo e dopodiché per il momento mettiamo come body un container vuoto, giusto per vedere qualcosa essenzialmente. Salviamo con Ctrl S e tornando all'applicazione vediamo il nostro scaffold praticamente vuoto. Prima di andare a costruire il comportamento del corpo dobbiamo aggiungere la logica di business. Andiamo quindi sulla cartella lib, creiamo un nuovo package, lo chiamiamo blocks e vado a generare con un plugin di IntelliJ un block class. Do il nome coin, uso i quotable, clicchiamo ok e apriamo inizialmente il coin block. Questo block sfrutta essenzialmente degli eventi e degli stati per manipolare il layout. Partiamo con il definire gli eventi. Apriamo il file coin event e andiamo a definire una nuova classe di tipo fetch coin event che estende coin event. Essenzialmente questo evento cosa sta a significare? Sta a significare che quando viene lanciato un evento di tipo fetch coin, ossia diciamo all'app guarda che mi devi andare a pescare le informazioni sui coin, eseguiremo un comportamento che andremo a mappare poi all'interno del nostro block. Come passo successivo andiamo a definire invece gli stati. Gli stati essenzialmente sono due: lo stato di fetching, ossia quando vorremmo visualizzare una progress bar nel momento in cui andiamo a caricare i dati, e uno stato finito in cui avremo appunto le informazioni, i dati da visualizzare. Quindi cancelliamo coin initial e andiamo a definire un fetching coins state che estende coin state. Anche qui le properties sono vuote. E il secondo evento è fetched coins state, ossia appunto quando i dati sono pronti. Qui aggiungiamo come oggetti list di coin, ossia i nostri coins che avremo in output. Importiamo, generiamo un costruttore, io preferisco come sempre farlo nominale, di tipo required. Importiamo material e facciamo il solito override delle properties che però in questo caso saranno proprio i coins. E andiamo a mappare i comportamenti. Cancelliamo questo costruttore, non ci serve. Dobbiamo aggiungere all'interno del coin block la coin repository per appunto fare le nostre chiamate. Anche qui generiamo il costruttore nominale. Generiamo l'initial state. In questo caso è fetching coin state. Quindi per default visualizzeremo la progress e adesso andiamo a dire che
Quando l'evento lanciato è di tipo fetch coin event, dobbiamo sparare uno stato di tipo fetching coin state con yield, anche se questo qui nel primo caso è sempre vero. Dopodiché andiamo a recuperare la lista dei coin dalla nostra coin repository e spariamo al termine l'evento fetched coins state con i coins che sono quelli appena recuperati. Inoltre ci prepariamo un metodo che chiamiamo fetch coins che andremo a sparare in fase di costruzione del nostro block e diremo che quando questo block verrà costruito non faremo altro che sparare l'evento fetch coin event. Tutto qui, abbiamo completato il nostro block. Torniamo quindi nella home page e quello che faremo adesso sarà inserire all'interno della gerarchia dei widget il nostro block che abbiamo appena costruito. Mettiamoci quindi in testa e inseriamo un block provider con metodo create che si occuperà essenzialmente di costruire il nostro coin block passandogli il coin repository e sfruttando repository provider of con coin repository per recuperare dalla gerarchia dei widget un oggetto di tipo coin repository per passarlo appunto come parametro. Vi ricordate l'oggetto che abbiamo iniettato dentro app? Questo qui, coin repository. Questo qui lo andiamo a recuperare con repository provider of. Bene, dopo aver costruito il coin block, invochiamo il metodo che abbiamo definito prima, ovvero fetch coins. Il secondo figlio invece di block provider è quello che avevamo precedentemente. Formattiamo il testo e andiamo a scolpire il nostro body. Qui inseriamo un block builder di tipo coin block coin state che essenzialmente mutuerà i comportamenti a seconda dello stato. Ok, facciamo un'assunzione. Diciamo che se lo stato è di tipo fetched coin state faremo delle cose e se è di un altro tipo, per default ovviamente, visualizzeremo una progress bar. Quindi scolpiamo già i widget della progress bar. E salviamo. Come potete vedere adesso l'app sta visualizzando la progress bar perché l'unico widget che viene ritornato all'interno del builder è proprio questo elemento qui. Dobbiamo quindi andare a costruire una lista di coin da visualizzare. Aggiungiamo quindi una list view con un separatore, costruiamo l'item builder con build context context e int index. Per il momento mettiamo un banale container, poi lo andiamo a costruire. Per quanto riguarda il separator builder, andiamo invece a visualizzare un divider con 8.0 e l'item count è proprio state.coins.length. Adesso la Circular Progress Indicator è completamente scomparsa. Non si riescono ad apprezzare gli elementi all'interno della lista perché abbiamo aggiunto dei container, ma se avessimo aggiunto degli style li avremmo visti sicuramente. Procediamo quindi a disegnare gli items. Torniamo in lib, nuova cartella, nuovo package, widgets e lo chiamiamo coin item. Class coin item extends stateless widget di tipo material come al solito. Il parametro da passare in questo caso è il coin. Generiamo, importiamo coin e generiamo il costruttore. Dopodiché utilizziamo, sfruttiamo ListStyle, che è un widget che ci mette a disposizione il framework, per modellare gli elementi all'interno di una lista. Scelgo di utilizzare la visualizzazione densa. Come elemento iniziale, leading, utilizziamo l'immagine, quindi visualizziamo l'icona sostanzialmente della nostra coin. Come titolo direi di visualizzare del testo, possiamo far vedere, non so, il nome
E poi facciamo vedere tra parentesi magari il simbolo, coin symbol, magari lo facciamo uppercase, così è sempre uguale. E come trailing direi di visualizzare il prezzo corrente e l'oscillazione essenzialmente. Quindi, visto che il widget è un po' più complesso, lo andiamo a spezzare e lo aggiungiamo qui sotto. Prima di procedere però andiamo a vedere che tutto è ok, torniamo sull'home page e al posto di utilizzare il container nell'item builder passiamogli il nostro coin item con coin di state.coins di index. Salviamo e Flutter si sta lamentando per via dei troppi errori. Proviamo a nascondere il trailing e dopo aver salvato e nascosto il trailing ecco che iniziamo a vedere qualcosa all'interno della nostra applicazione. Ok, prima di procedere nel visualizzare le informazioni sui prezzi, andiamo a costruire un formatter, che è una cartella mish per la miscellanea, un package di nome formatters e costruiamo un oggetto di tipo price format. Ok, abbiamo aggiunto il nostro formatter, essenzialmente qui non c'è molto da dire. Torniamo quindi sul coin item e modelliamo finalmente il nostro trailing, cioè sperando che non esploda nulla come prima. Aggiungiamo un sottotitolo, direi visualizzando la market capitalization, text con il price format che abbiamo appena aggiunto, visualizziamo 0 decimal digits, formattiamolo, il price è coin.marketcap e su trailing dobbiamo andare a costruire un po' di elementi. Aggiungiamo una size box, la dimensioniamo a non so 150, direi che è sufficiente, e aggiungiamo una colonna con dei children. E dentro questa mettiamo essenzialmente il prezzo corrente, mettiamo una spaziatura per separarlo e poi aggiungiamo il testo con l'oscillazione. Facciamo questa divisione per evitare errori con la virgola, salviamo. Ecco qui che nel trailing possiamo vedere il valore e l'oscillazione. La situazione è un po' bruttina ancora, quindi direi che possiamo migliorarla ottimizzando un po' l'impaginazione e colorando un po' il testo. Torniamo quindi su trailing e aggiungiamo nella column un main axis alignment in center, cross axis alignment end, per allinearli a destra e centrarli. Ok, direi che già va molto meglio. Facciamo un'ultima cosa, andiamo a colorare le oscillazioni, andiamo dentro text, aggiungiamo style, lo ereditiamo dal tema usando caption come formato, usiamo copy width per estendere questo stile e andiamo a modificare il colore. Diciamo che se la change percentage è maggiore di 0, visualizziamo un verde. Direi questo verde mi piace. Se invece la percentage è inferiore di 0, visualizziamo un rosso, quindi siamo in perdita, mettiamo anche qui 800, altrimenti visualizziamo un banale grigio dicendo che la situazione è stazionaria. Formattiamo, salviamo ed eccola qui la nostra app completa, realizzata
in pochissimo tempo. E per visualizzare l'app all'interno di macOS è semplice. Basta aprire Xcode, avviare un emulatore da Open Developer Tools Simulator. Dopodiché, una volta che il simulatore si è avviato, torniamo su Android Studio, selezioniamo l'iPhone e clicchiamo Play. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Come ho detto in precedenza, non sono sceso troppo nei dettagli, non vi ho spiegato dettagliatamente i vari funzionamenti, le varie caratteristiche e i pattern da utilizzare nella realizzazione di un'app in Flutter, proprio perché volevo concentrarmi sulla velocità di scrittura del codice per realizzare un'app abbastanza semplice. Però appunto, come dicevo precedentemente, qualora foste interessati ad approfondire, fatemelo sapere con un commento. Se avete dubbi o perplessità, non esitate a chiedere. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanellina per ricevere puntualmente le notifiche sulle ultime uscite. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!